Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, il video del lunedì. È iniziata una settimana fantastica perché abbiamo avuto la rottura per la prima volta dei massimi che, se non ricordo male, risalgono a novembre su Bitcoin e quindi la definitiva indicazione di un trend rialzista, quantomeno nel breve periodo. Poi non sappiamo quanto durerà, però è la prima volta che avviene questa cosa da più di un anno, quindi bisognerebbe in teoria festeggiare. Cosa facciamo? Analisi ciclica, analisi tecnica, dopo la rottura della scorsa settimana, anche della media mobile a 200 periodi per quanto riguarda Bitcoin. Poi soprattutto volevo farvi vedere tutto quello che vi ho fatto vedere nell'ultima analisi per aggiornare i prezzi, aggiornare i livelli. Vedremo che Bitcoin ha già raggiunto i livelli che avevamo indicato e vedremo anche il grafico di Ethereum e il grafico di lungo periodo di Bitcoin. Quindi facciamo un po' una carrellata di tutti questi che sono le analisi che a noi ci interessano per questa settimana, per cercare di capire che cosa potrà succedere sui mercati. Occhi incollati sullo schermo. Ma prima di iniziare il video, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale Trading On e lasciatemi un pollicione in su per questi video, video analisi, ma soprattutto nei commenti, ragazzi, iscrivetevi. Tutte le vostre idee che vi frullano in testa, me ne arrivano alcune che sono fantastiche. La scorsa settimana due analisi di due utenti erano esemplari, ragazzi, complimenti. Erano delle analisi logiche, fantastiche, con dei fondamenti fantastici da un punto di vista proprio statistico, quindi grandissimi ragazzi. Poi me ne arrivano alcune che invece sono completamente campate in aria, ma questo è normale perché siamo in tanti nella community. Quindi iscrivetevi nei commenti tutto quello che pensate, quali sono le vostre idee. Spostiamoci sui grafici. Bene, allora io vi assicuro che questo disegnino della scorsa settimana non l'ho fatto apposta. Adesso voi mi dite che io sarò tipo un giotto previsore con questi disegni, invece queste linee disegnano solo e unicamente una fase ciclica, ma non per niente assolutamente disegnano dei livelli di resistenza, quindi è completamente casuale il fatto che Bitcoin si sia addirittura andato ad arenare sopra questi livelli disegnati da me, ragazzi. Però mi faceva sorridere la cosa e quindi ve l'ho voluto parlare. Guardate qui, sembra di aver disegnato una parabola che fa da resistenza, in realtà assolutamente casuale. Quello che però non è casuale è che la scorsa settimana l'ultima analisi era qui, ragazzi. Vedete, avevamo detto e indicato i livelli che sarebbero stati diciamo, di impatto da un punto di vista di resistenza per il mercato, e così è stato. Il primo livello, vedete, ha fatto un po' di resistenza. Ora siamo nella seconda parte, avremo il secondo livello che fa da resistenza e fa da tappo, che sono i 5.400 dollari. Ma andiamo a noi, vi avevo anche accennato la scorsa settimana che la fase rialzista sarebbe continuata probabilmente nei giorni a venire, proprio perché eravamo in una fase di pump da un punto di vista anche ciclico. E così è stato, eravamo nella prima metà del ciclo appena iniziato lo scorso 25 marzo. Con questa candela il mercato aveva svelato tutte le sue carte, indicandoci che qui era partito un nuovo ciclo. Poi possiamo avere due punti di vista, lo vedremo anche in questa. Vi faccio un accenno in questo video, ma lo vedremo la prossima settimana per lo più. Qui è iniziata proprio una fase completamente diversa, o questo è l'ultimo ciclo di un movimento che è partito dai minimi di dicembre, che ha fatto questi cicli, quindi questo dovrebbe essere un movimento ternario. Ma lo vedremo meglio nella prossima settimana, perché in questa settimana è inutile fare queste analisi, in quanto il mercato dovrà ancora dirci cosa farà, soprattutto nella prima fase mediana ciclica. Allora, primo livello di tempo da tenere sotto controllo il 20 di aprile. 20 di aprile perché questo potrebbe essere effettivamente l'atteggiamento. Badate bene, ragazzi, che il mercato potrebbe tranquillamente andare su ancora, entrare in questo livello 5.400-5.800, che poi è il livello veramente difficile da superare, che corrisponde con i minimi della scorsa fase. Vedete questi qui, i minimi della scorsa fase di Trading Range, che aveva bloccato il mercato prima della rottura di novembre. E quindi, insomma, questo è un livello che sicuramente il mercato potrebbe raggiungere anche con le shadow rialziste, magari facendo degli spike rialzisti,
Mi aspetto però che questo livello faccia veramente un po' di resistenza. Già questi li fanno, quindi penso che questo livello di resistenza difficilmente sarà rotto al primo colpo. Poi tutto può succedere, però difficilmente sarà rotto al primo colpo. Da un punto di vista di analisi ciclica, siamo nella perfetta metà ciclica, vedete? Quindi ha fatto anche un massimo nella giornata di oggi, 5.373, il precedente era 5.335, quindi questo è un massimo superiore. Da qui potrebbe iniziare anche la fase discendente, trading range, che poi andrà a chiudere questo ciclo probabilmente verso il 19-20 di aprile. La chiusura ciclica in questione potrebbe essere veramente molto debole, quindi potrebbe essere semplicemente uno zigzag, tendenzialmente come questo. Ecco, vedete qui vi faccio questo esempio, guardate qui questo zigzag che in realtà neanche si vede fra un po'. Ecco, ma questa è una chiusura ciclica, ragazzi, anche questa è una chiusura ciclica, quindi insomma non vi aspettate movimenti probabilmente giganteschi, perché secondo me non avverranno. Da un punto di vista di RSI abbiamo una fase di ipercomprato che ci indica esattamente forza del mercato. Il mercato continua a fare forza, non c'è una divergenza sull'RSI. Sappiamo che per esserci una divergenza sull'RSI bisogna che passino almeno 5-6 giorni, ragazzi. Non guardate le divergenze sull'RSI a 2 giorni su un grafico daily, perché non serve a nulla. Quindi, da un punto di vista del primo livello di supporto, invece, andiamo a vedere il primo livello di supporto. Il primo nell'immediato, ragazzi, è 5.000, 5.100-5.000, questa fascia di prezzo. Poi abbiamo questa fascia qui, quindi 4.008, da cui passa poi anche la media mobile a 200 periodi, che in questo momento passa sui 4.600-4.700 dollari. La media mobile a 200 periodi è il primo livello di supporto importantissimo rispetto a quelli che vediamo qui. Gli altri che vi ho citato, ve li ripeto, 5.000-4.008, sono dei livelli, ragazzi, che il mercato ha appena testato in questi periodi, quindi non hanno grandissima forza, non hanno grandissima importanza. Al di sotto della media mobile a 200 periodi abbiamo poi questa famosa resistenza che faceva da tappo precedentemente, 4.004-4.006. Questo livello qui è un po' più sotto della media mobile ed è questo è veramente un livello di supporto molto importante. Da un punto di vista di resistenza al rialzo, 5.004 resta quella da battere. Se il mercato lo farà, si infilerà probabilmente in questo canale che vi avevo già indicato la scorsa settimana, tra 5.4 e 5.8, e insomma vedremo poi cosa succederà. E andiamo a vedere Ethereum velocemente quello che è successo. Allora, Ethereum anche qui dipinto secondo l'analisi che vi ho fatto la scorsa settimana. E intanto nella giornata del 3 aprile aveva tentato la rottura della resistenza 170, che però non è andata a buon fine. Vedete, la resistenza 170 è importantissima, l'ha fatta ieri e la sta confermando oggi. Oggi sta anche tentando la famosa rottura della lineetta azzurrina di cui vi ho parlato nella scorsa settimana. Andatevi a vedere l'analisi se non l'avete vista, ma ha fatto già la shadow, ha tentato la rottura, è andato sui livelli massimi di 190 che vi avevo già indicato ed è ritornato indietro. Adesso sta facendo questa candela, che è una candela di inversione, vedremo se la confermerà a fine della giornata. Da un punto di vista ciclico è identico a Bitcoin, vedete il ciclo che dovrebbe andare a chiudersi verso metà mese di aprile, valgono tutte le identiche considerazioni che abbiamo fatto per quanto riguarda Bitcoin, anche su Ethereum. Ethereum dimostra forza se riuscirà a rompere questa linea, questo canale azzurro, ma poi ragazzi c'è un problema, va a impattare direttamente con la resistenza 190 come ha fatto, quindi sono troppo vicine questi livelli, il mercato probabilmente necessita un po' di riposo o comunque magari di riprendere un po' di aria e di cercare di capire cosa fare, perché la vicinanza, la rottura di questa trend line del canale rialzista azzurrina probabilmente porterà al testing di 190, che secondo me il mercato deciderà che o è un livello di resistenza impossibile da superare o lo brucia come se fosse burro e si rinfila qua dentro. Ma lo vedremo nella prossima settimana. Anche da un punto di vista di RSI su Ethereum non c'è nessuna divergenza forte, il mercato è andato in ipercomprato, indica forza del mercato. Passiamo ora all'analisi più simpatica, quella relativamente al grafico di lungo periodo che vi ho pubblicato nella mia famosa analisi di predizione astronomica
scherzo, dei prezzi con un target di 80.000 circa nel 2022. Ma guardate un po', a tal proposito, chi non l'avesse vista, intanto clicchi sulla mia testa, non si può perdere questa analisi, tra l'altro il mio video più visto, se non erro, per cui andatevelo a vedere. Ma poi è stato simpaticissimo la giornata di ieri, ragazzi, perché la CCN, il sito, guardate cosa butta fuori da un punto di vista di analisi dei prezzi, guardate che cosa fa Peter Brand, che ci butta fuori il mio grafico. Non è mio, ovviamente non l'ha preso da me, ragazzi, ma ha condiviso esattamente la mia stessa view sul suo tweet, e questa view porta Bitcoin a un prezzo possibile da $75.000, ragazzi. Vedate un po', è stato simpaticissimo, perché aver visto lo stesso tipo di previsione, diciamo, in questo articolo, andatevelo a vedere, ho preso lo stesso grafico, Peter Brandt, quindi piacere Peter, magari ci conosceremo in qualche seminario. Torniamo alla nostra analisi di lungo periodo, guardate un po' quello che sta accadendo su questo mercato. È importantissima la rottura confermata in settimana della trend line ribassista di tutti questi massimi, che univa questi massimi, univa il ciclo ribassista, che era importantissimo, insomma è stato importantissimo in tutto l'anno del 2018. Intanto il segnale sul settimanale ci indica la rottura, quindi il breakout di questa fase, quindi questo trend ribassista è terminato con questa rottura, ma bisognerà vedere se ne riprende uno differente, ne parleremo più tardi. E poi qui, ragazzi, il livello che vi avevo indicato come livello di resistenza, questa fascia di prezzo è stata già raggiunta, ma l'abbiamo visto già nel grafico settimanale. Adesso state un po' attenti per la chiusura di questo video, perché è importantissima questa ultima informazione. Allora, questo rialzo da un punto di vista settimanale, essendo i precedenti massimi, qui sancisce un trend di natura rialzista di breve periodo da un punto di vista di analisi settimanale breve medio periodo. Però, ragazzi, non vuol dire che qui il mercato sarà invertito completamente, perché se noi dovessimo prendere a riferimento un tipo di analisi con maggiore sicurezza, dovremmo avere un rialzo al di sopra di questo livello, quindi parliamo di $8.500, ben più alti degli attuali $5.200. Quindi attenzione, ragazzi, prendete con le pinze questo breakout. È vero che c'è stato, è un breakout importante nel breve periodo, certamente, però il mercato potrebbe tranquillamente fare una diciamo risalita leggera magari fino a questi livelli, per poi prendere ulteriormente un trend ribassista di lungo periodo, magari facendo esattamente così, quindi spostando il canale e la pendenza del canale, che magari era troppo pendente precedentemente, magari la sposta. Il mercato potrebbe arrivare a questi livelli su lungo periodo e poi magari riprendere una fase ribassista. Però perché non faccio queste analisi, ragazzi? Perché non faccio analisi predittive da questo punto di vista? Perché semplicemente fare analisi di lunghissimo periodo, da qui a tantissimi mesi, sulla base del nulla, perché poi ragazzi ci stiamo basando sul nulla, stiamo cercando di prevedere il futuro in sostanza, ma cosa serve a livello di trading? E analizzare i grafici guardando da qui al mese di agosto 2020, non so, ragazzi, a cosa possa servire sinceramente, perché non potete assumere posizioni per qualcosa che potrebbe succedere da qui a 3 mesi. Questo è il problema, dovete assumere posizioni sul mercato per quello che sta succedendo in questo momento. Chi fa trading deve farlo nel presente, poi può avere dei punti di vista. Allora, abbiamo fatto la previsione di lunghissimo periodo e ci sta, ragazzi, abbiamo le previsioni cicliche che possono indicare delle fasi negative, quindi debolezza o forza. Ma andare a farci delle analisi predittive, ragazzi, che durano 2 anni, mi dovete dire come le usate da un punto di vista di trading, ok? Allora, ci sono delle fasi che sicuramente possono essere utilizzate da un punto di vista di trading. Se io faccio la previsione che qui ci sarà un flesso, allora magari dico ok, la uso per andare al ribasso. Però, ragazzi, sempre il mercato vi deve dare conferma che dovete andare al ribasso, quindi sempre nel presente dovete poi avere un segnale di rottura, di inversione di trend di breve periodo, che vi faccia assumere posizione, perché
non dovete uscire da un trend se il trend non è finito. Sapete quante volte vedo questi errori anche nell'Academy, anche diciamo tra insomma persone che mi commentano i video o comunque con cui ho contatti frequenti, perché l'errore è sempre lo stesso: un trend inizia, vi porta in profitto, magari venite da alcune perdite precedenti, avete paura di perdere il rialzo che c'è stato, magari il profitto che avete avuto, e chiudete precocemente la posizione. Trend is your friend, lo dico da più di un anno su YouTube. Dovete continuare a stare sul trend e uscire solo quando il trend è invertito in base alla vostra strategia di trading. Per oggi è tutto, abbiamo fatto tutte le analisi, abbiamo visto tutto quello che c'era da vedere. Spero di ritornare in settimana con il video più bello di tutti, lo ve l'avete chiesto, che è quello di come assumere posizioni per fare holding in questa fase anche abbastanza attuale, perché sarebbe il terzo video del nostro corso di formazione come fare holding in maniera corretta sul mercato. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdere nuovi aggiornamenti, mettete anche la campanellina di YouTube. Noi ci rivediamo in settimana col prossimo video e in update daily, quindi aggiornamento daily se ci fossero degli aggiornamenti importanti sul mercato. Ciao a tutti!